Ciao a tutti, oggi ci troviamo in un meraviglioso castello, il castello di Sivillers a Villasoro. Mi trovo in compagnia di una stilista che per l'occasione mi ha vestito con un abito da principessa. In pochi giorni l'ha costruito, l'ha fatto, l'ha cucito per me. Grazie prima di tutto e ciao Stefania Deiana. Ciao Claudia. Stefania, vogliamo sapere quando e come è iniziata la tua passione per il cucito? Guarda, in realtà è iniziata da quando avevo 15 anni, dietro le quinte di un teatro. Faccio parte di una compagnia teatrale, la Cricò Teatro, e ci occupiamo non solo della parte recitativa ma anche di creare gli abiti di scena, e quindi da lì è nata la passione per il cucito e per gli abiti, insomma. Qual è stato il tuo percorso di studi? Guarda, io ho sempre cucito a casa, sperimentando e facendo le cose per conto mio, però da 2 anni frequento la scuola di Lili Novella, la scuola Ideando, dove ho imparato e sto ancora imparando la tecnica del taglio e cucito, e soprattutto sto imparando a capire come il mestiere del sarto, della sarta, un mestiere estremamente difficile quanto bello e stimolante. Credi che la società odierna sia gratificante per gli artigiani? Diciamo che nel mondo della moda e della sartoria ormai il mercato ci dà sempre tempi sempre più stretti e soprattutto dei costi dimezzati, però il prodotto sartoriale ha sempre delle qualità, delle rifiniture che non troviamo nel capo comprato, diciamo, nel negozio, quindi la figura del sarto è come una figura dell'artista, quindi intramontabile, e penso che non ci sia mai fine. Parlaci dei tuoi capi. Ecco, nei miei capi vorrei che si vedesse vari aspetti della mia personalità, a volte un po' romantica, a volte un po' estrosa, a volte anche più attaccata alla tradizione. Infatti una camicia di taglio moderno può avere dei richiami ai vestiti della tradizione sarda, quindi nei bottoni oppure nella scelta dei tessuti o nei colori. Insomma, mi piace dare un'impronta di me. Infatti alcuni miei capi sono anche dipinti a mano da me, insomma. Hai in mente nuove collezioni? Sì, in cantiere ci sono 2 belle idee di collezioni. Allora, una che ha per tema proprio l'arte, quindi il contrasto tra la povertà dei tessuti decorati però a mano da vari artisti, in particolar modo Michela Piras. Le modelle e i modelli vestiranno delle tele con particolari tagli, dei veri e propri capi rifiniti, però dipinti a mano da quest'artista. Un'altra collezione invece è ispirata all'artista poliedrico Nick Grave, che ha per tema proprio la sonorità. Ogni abito ha una propria sonorità che nasce dal movimento dei modelli e di chi indosserà questi abiti. Cosa consiglieresti a chi vorrebbe intraprendere questo percorso? Beh, sarti non si diventa nel giro di un mese, quindi tanta pazienza, tanta dedizione, tanto studio. Ci si deve mettere in mente che bisogna passarci molte ore dietro un capo, nelle rifiniture. Sostanzialmente consiglierei di non lasciare mai il sogno di esporre i propri capi, ma contemporaneamente di seguire i consigli dei maestri. Con la tua moda siamo andati a trovare un'artista, una pittrice meravigliosa, si chiama Gisella Mura, tu già lo sai, lo stiamo dicendo al pubblico da casa. Ecco, andiamo a vedere.
Oggi siamo in compagnia della pittrice Gisella Mura, ospiti del castello di Seewiller, dove espone. Ciao Gisella. Ciao. Parlaci un po' di te prima ancora di parlare delle tue opere. Sono una mamma, una moglie e poi soprattutto una pittrice. Dipingo da una vita, sono nata forse solo ed esclusivamente per fare quello. È quello che mi riesce meglio. E poi nel mio piccolo sono una tutor di una comunità ospitale del mio paese, Collinas, e quindi sono un'operatrice turistica. Quindi ti dedichi quasi per intero a questa grande passione? Non ne posso fare a meno, diciamo così. Hai esposto in tutto il mondo? Sì, in tanti paesi, in Brasile, in Olanda, in Francia, in Spagna, in Russia, e momentaneamente sono ferma così, speriamo presto in altre location prestigiose, almeno questa è la speranza. Tu ami soprattutto dipingere donne. Le donne sono il tema fondamentale delle mie opere. Io credo che la donna oggi come oggi abbia un ruolo sociale importante che va messo in luce. Nella sua femminilità, nella sua bellezza, deve essere comunque una donna forte che sa avere una famiglia, che porta avanti anche delle posizioni, che prende delle posizioni anche di prestigio all'interno di uno Stato, all'interno della politica, e che riprende un po' quello che era il ruolo della donna nel passato. La Sardegna è fatta da una società matriarcale che si è sempre basata su... Il centro fondamentale della vita era la donna stessa, la matriarca, e quindi cerco di portare avanti questo discorso nelle mie opere, insomma una sorta di rivalsa per tutte le donne. Thank you.
tanti artisti soffrono a separarsi dalle loro opere, è lo stesso anche per te? Solo per rare volte mi capita. Una di queste è questa qua, è uno dei miei preferiti in assoluto, però tendenzialmente non mi affeziono. Io amo il fatto che le mie opere possono essere in enti pubblici, possono essere in case private, possono essere godute da tutto il resto delle persone, non solo da me. Io lo dico sempre, sono una collezionista delle cose degli altri e non una collezionista delle mie opere. Preferisco che siano di qualcun altro. Collabori anche con altri artisti? Sempre, in qualsiasi manifestazione che possa essere di interesse. A me piace lavorare insieme agli altri, collaborare insieme agli altri e ben venga. Ho fatto varie collettive, varie bipersonali con altri artisti e il confronto penso che sia la chiave anche per una lettura dell'arte diversa. So che non sei un autodidatta, ma che hai anche intrapreso degli studi che ti hanno portato a diventare così brava. Grazie. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Sassari, per questo è stata una scelta successiva. Io esco da una formazione diversa, che è un liceo scientifico, avevo intenzione di fare ingegneria edile, ma poi ho vinto la passione e sono finita a fare pittura all'Accademia di Belle Arti e a dedicarmi ancora oggi alla pittura. Nonostante siano passati 10 anni, anzi 12, da quando mi sono laureata. In famiglia c'è qualche altro pittore? È solo mio figlio, speriamo bene, anche se ha solo 2 anni. Comunque diciamo che l'arte c'è un po' all'interno del DNA della mia famiglia. Progetti futuri? Adesso per il 2016 sono previste 3 personali in Sardegna, Cagliari ed Oristano. Poi nel 2019, se tutto va bene, ho una proposta per una personale a New York, a Manhattan. Speriamo bene, quel che arriva, speriamo sia buono, insomma. Come trovarti, come contattarti? Io sto a Collinas, comunque giro un po' tutta la Sardegna. Comunque mi trovate nel mio studio, sempre lì a Collinas, ma soprattutto poi su internet, su Facebook, Google+, insomma su tutti i social network. Sono reperibile e contattabile. Grazie Gisella, in bocca al lupo. Crepi, grazie infinite. Qualcosa ci hai già anticipato, ma cosa bolle in pentola di altro? Non si può dire, lo vedremo. Come contattarti, dove trovarti? Sicuramente su Facebook, nella pagina Stefania Deiana e poi anche privatamente, insomma. Stefania, cosa ne pensi di questi meravigliosi gioielli che così incorniciano i tuoi abiti? Sono di Salvatore Siragusa in arte Baldo. Sono meravigliosi, ci stanno benissimo con il vestito, sono perfetti. Benissimo. Allora, grazie della tua compagnia, del tuo meraviglioso vestito che mi hai fatto indossare. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Grazie. Oggi mi trovo in compagnia dell'attore e regista Carlo Porru. Ciao. Ciao, buongiorno. Cos'è per te il teatro? È una bella domanda anche complessa. Per me, per essere sintetici, il teatro è una scuola di vita. Una scuola di vita perché consente di imparare moltissime cose. Intanto imparare a conoscersi, una cosa importantissima, perché tutti abbiamo la presunzione di conoscerci e invece poi quando noi facciamo i laboratori ci rendiamo conto che la gente non si conosce affatto, perché si scava durante i laboratori il proprio essere, il proprio vissuto, anche in cose che si cerca di non dire. E invece si condividono e questo fa molto bene. Poi si lavora sul respiro. Come dicono gli orientali, noi non sappiamo respirare bene, questo ci causa disturbi, malattie, poca concentrazione. Poi si lavora sulla tecnica vocale, si lavora sulla tecnica corporea, perché è cambiato molto nella tecnica recitativa e teatrale. Si lavora molto sull'espressività fisica, cosa che prima si utilizzava un po' meno. I grandi maestri dicono che bisogna imparare a parlare prima col corpo e poi con la voce, quindi con l'interpretazione, perché se il corpo è rigido si diventa poco credibili sul palcoscenico.
E allora si lavora sulla decondizionamento fisico e vocale. E questo serve poi anche nelle cose di tutti i giorni, nel lavoro, nella scuola, nei rapporti sociali. Quindi è molto importante il lavoro che si fa nel teatro. Che genere di teatro prediligi e perché? Allora, io prediligo il teatro di ricerca, di sperimentazione, perché si ha un'assoluta libertà e si trovano delle cose inconsuete, inaspettate. E io ho iniziato proprio col teatro di sperimentazione e di ricerca, anche perché nel teatro di ricerca si lavora molto sulla fisicità. Ed è una cosa che a me piace, in quanto io sono un ex atleta, un ex agonista, io sono stato un campione di lotta greco-romana, ho iniziato da bambino con la ginnastica artistica e poi avevo uno zio che è stato olimpionico di lotta greco-romana che mi ha convinto ad iniziare questo sport. Durante tutto il tuo percorso, che è stato anche abbastanza lungo, insomma, e tante esperienze, ecco, quali sono state le esperienze più importanti? Esperienze importanti ce ne sono state diverse, sicuramente quelle con grandi maestri, quelli che sono stati i miei maestri, perché io ho avuto la possibilità di imparare e studiare con loro delle tecniche che mi interessavano, tecniche importanti. Uno dei più grandi che ricordo e che mi hanno dato tanto è Lindsay Kemp. Lindsay Kemp, coreografo, ballerino, attore, che è stato il maestro di David Bowie. Quindi un grandissimo da cui, insomma, io ho attinto delle tecniche, delle cose bellissime, importantissime. Poi, dopo di lui, per parlare di grandi maestri, c'è stato Zygmunt Mollick, che era uno degli attori storici di Jerzy Grotowski. Poi una coreografa come Sol Picot o Alvaro Restrepo, tutti maestri, o Lech Radzak, il regista e fondatore della compagnia degli Osmego Dnia, che compagnie storiche del teatro di ricerca, grandissimi maestri a livello internazionale che mi hanno dato, insomma, un'esperienza fondamentale. E non ultimo vorrei citare anche gli amici del teatro dell'Alef di Milano, che hanno una compagnia storica che ha collaborato con grandissimi maestri come Eugenio Barba di italiano, ma che ha fondato una compagnia in Danimarca importantissima. Ecco, questi sono i nomi principali con cui ho collaborato. Ecco, io so anche che hai gestito per molti anni un teatro che peraltro hai anche fondato, nel senso che è ricavato da una struttura archeologica. Questo è un tasto dolente, nel senso che mi fa ancora male, perché io ho proprio inventato quello spazio, che si chiamava appunto Spazio Fornace, perché abbiamo creato un teatro in uno spazio di archeologia industriale, uno spazio che è stato costruito nel 1901, è stata la prima fornace di laterizi in Sardegna e con grandi sacrifici noi ci abbiamo lavorato, io, i componenti della compagnia, sia sacrifici fisici che economici, perché abbiamo fatto proprio i manorba, come si dice. Abbiamo acquistato i materiali, abbiamo scavato per piantare 60 alberi perché c'era il deserto, abbiamo costruito un palcoscenico che era grandissimo, uno spazio suggestivo, bellissimo, insomma, che purtroppo è diventato un bingo grazie alla lungimiranza di un sindaco come Gigi Ruggeri. Io faccio sempre nomi e cognomi e mi assumo assolutamente le responsabilità. D'accordo con la proprietà e un assessore che era l'assessore Antonio Pani allora, che si occupava della parte cultura e spettacolo, hanno preferito alla cultura una cosa così, come dire, degradante come un bingo. Questo, insomma, devo dirlo.
Ritieni importante che venga diffusa la cultura teatrale anche nelle scuole? Ma io la ritengo fondamentale per un semplice motivo. Intanto nelle nazioni europee, soprattutto nel nord Europa, il teatro si fa regolarmente nelle scuole, perché dà ai bambini una consapevolezza, una capacità di esprimersi che non può dare nessun'altra disciplina, una sicurezza, una perdita di timidezza, una capacità di muoversi nello spazio in maniera più consapevole. Quindi il teatro è veramente una scuola di vita anche per i bambini, crescono meglio. E poi perché? Per esperienza personale, avendo fatto e facendo ancora molti corsi di teatro nelle scuole, mi rendo conto che i ragazzi, anche agitati, con una personalità strana o timidezza, eccetera, si trasformano completamente, diventano molto più sicuri, più tranquilli. È uno strumento formidabile il teatro, che si dovrebbe fare sempre e comunque già da bambini. Tu non hai fatto solo teatro, vero? So che hai anche partecipato a dei film anche con attori importanti. Sì, io devo premettere che prediligo il teatro, perché è molto più vero del cinema, però il cinema è magico, quindi l'ho fatto perché secondo me fare teatro è una tappa obbligata per fare cinema, è una tappa obbligata per il teatrante, perché si aggiunge un tassello esperienziale a quello che è appunto la recitazione, il modo di esprimersi, eccetera. Io ho fatto teatro e cinema nello stesso tempo. Qui in Sardegna ho partecipato al film di Cavidu, Il figlio di Bakunin, ancora prima Una casa sotto il cielo di Loci. Ho fatto una serie abbastanza consistente di cortometraggi con operatori importanti, con registi importanti. Ho fatto anche film un po' più leggeri, però per me interessanti dal punto di vista esperienziale, come I paparazzi con De Sica, Boldi, Abbatantuono. Durante le riprese di quel film mi sono divertito moltissimo, chiaramente, perché scherzano tra di loro, si fanno insomma tante cose divertenti. E poi ho appena finito di girare un altro cortometraggio, quindi lo faccio spesso perché il cinema mi piace. Conclusione, ci puoi svelare qualche progetto prossimo o futuro? Allora, noi abbiamo iniziato un progetto sulla follia. È uno spettacolo impegnativo, molto particolare, perché si lavora sulla sofferenza dell'essere umano. Noi abbiamo fatto una ricerca, siamo riusciti a trovare dei documenti, per esempio sulla situazione manicomiale di Villa Clara, dove ci sono storie incredibili di gente che è stata internata a 15 anni e non è mai più uscita, di storie di persone che sono entrate in manicomio per un mal di testa e non sono più venute fuori. Abbiamo saputo poi che prima un marito poteva far internare la moglie, e credo che in molte circostanze poteva essere comodo, forse, ma abbiamo un esempio eclatante di una grandissima poetessa che è stata fatta internare in manicomio dal marito, la grandissima Alda Merini. E lei è stata fatta internare dal marito e bastava la sola opinione del marito perché questo avvenisse. Quindi immaginiamoci quali storie ci sono dietro questi ricoveri nei manicomi. Grazie Carlo. Attendiamo di assistere alle novità. Vi farò sapere con piacere. Grazie a voi. Ciao a tutti.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again.